Ok, buona giornata. Iniziamo col secondo giro di conferenze questa mattina con Federico Favero, che viene da Stoccolma, dove è direttore del Master in Illuminazione del KTH, e ci racconterà la sua riflessione. Servirà anche per capire un po' dove si colloca il Latin Design, no? Come dicevi, se tra l'architettura, il design, l'ingegneria o un'altra cosa, e il processo che ha seguito quest'anno, un po' è stata anche una riflessione su questo. E poi ci farà vedere anche dei progetti riferiti a un altro collettivo, che è Tantetan Latin Detectives, di cui lui è membro, un collettivo nato in Giappone e poi internazionalizzato. Seguirà Elettra Bordonaro, Delightful Behavior e Social Line Movement. Ci racconterà anche lei la sua esperienza, dei casi studio interessanti di illuminazione sociale. E poi Lupercales, Irene Bass e Alberto Barberà ci faranno una carrellata anche di progetti che abbiamo realizzato insieme nell'ultimo anno e mezzo, sempre in questo spirito di guerriglia o semplicemente di fai che le cose succedano. Sicuramente avremo tempo anche perché Claudio di Critical City Upload ci illustri un po' come funziona questa rete di giocatori. E avrà degli spunti interessanti da farci vedere anche. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Paolo per l'introduzione e grazie per l'invito, è un onore essere qui per questa iniziativa. È anche molto bello essere in questa bellissima terra, in questa bellissima luce. Io sono Federico, sono di Milano, sono laureato al Politecnico di Milano in Industrial Design, oramai dal 2003, un po' di anni fa. E nella mia esperienza è stata che ho lavorato nell'industria per qualche anno e poi mi sono ritrovato che avevo il desiderio di fare qualcosa di diverso. Mi mancava qualcosa nella mia educazione che era un po' il lato umanistico della luce, l'approccio percettivo e umanistico all'illuminazione. Ho trovato un master a Stoccolma, anzi era un corso di 4 mesi. Sono andato, l'ho frequentato e da lì non mi sono più mosso dalla Svezia. Erano 9 anni fa. Per cui vivo a Stoccolma e, come diceva Paolo, da qualche mese sono il direttore del master e del centro che abbiamo, che si chiama Lighting Laboratory, di cui vi spiegherò un po' la struttura oggi. E sarà utile per me anche condividere l'esperienza che abbiamo fatto quest'anno, perché siamo stati in una forte crisi l'anno scorso, ci volevano chiudere, e per cui abbiamo dovuto fare una riflessione su quello chi eravamo, perché il lighting design e qual è l'impatto del lighting design nella società. E siamo riusciti a risollevarci e a uscire da questa crisi, e ora abbiamo una porta aperta molto interessante che vi spiegherò oggi. E chiaramente siamo riusciti a trovare fondi, quella è la cosa principale per tutti. E questa è la cosa un po', forse il motivo per cui ho deciso di chiamare questa lezione Luce tra sogno e realtà. La luce è un sogno, è immaginazione, è viaggio, è memoria. Però è anche, ci si scontra con la realtà ogni giorno, come parlavamo ieri. Ed è anche un sogno per me lavorare con la luce, lo è stato da quando ho deciso di fare il primo corso di illuminazione molti anni fa. Oggi parlerò un po', vi darò un po' un background, i miei pensieri sulla luce, un po' di esperienze per condividere con voi quello che penso dell'illuminazione. Poi dicevamo la struttura del Lighting Laboratory per farvi capire come funziona un centro di ricerca e educazione e degli esempi per poi magari discutere delle attività e di dove andremo nel futuro. Vorrei cominciare con questo, che non è a Stoccolma, qualcuno di voi lo conoscerà, è Louis Kahn, il Salk Institute a San Diego. Mi è capitato, ho avuto la fortuna di essere lì un mese fa, anzi meno, e è un
È un'architettura esemplare, meravigliosa, eccezionale. Forse molti sanno che questa architettura deve molto all'Italia, perché Salk, che era chi ha scoperto il vaccino della polio, lavorava a Pittsburgh in una cantina per i suoi esperimenti, quando non riusciva, era lì lì per trovare il vaccino, ma non riusciva, ha fatto un break e è andato ad Assisi, in Italia. E ad Assisi, tra l'aria serena, il cielo, il paesaggio, è riuscito a trovare l'ispirazione per concludere il vaccino, tornare indietro in America e farcela, fare un vaccino che ha salvato milioni di persone, tra parentesi. È una delle storie più interessanti della medicina. E quando gli hanno offerto di creare un centro di ricerca, lui aveva in mente ben chiaro che un centro di ricerca avrebbe dovuto essere immerso nella natura, immerso nella luce, in uno spazio che potesse essere di ispirazione. E questo è il risultato non è solo Louis Kahn, che è uno dei architetti più geniali della storia, ma è un ricercatore che aveva un'idea, un sogno molto chiaro. Per prendersi questo posto, gioca con la luce in una maniera meravigliosa. Essendo messo là, questo asse prospettico è est-ovest, per cui all'equinozio c'è questa. Il sole cade direttamente in mezzo ai due edifici. Ed è molto interessante che, mentre da una parte l'edificio è come una quinta, come un teatro, no? Che non si riesce a vedere bene, non si riesce a capire qual è la struttura, dall'altra si vede perché è fatto così. Gli uffici dei ricercatori sono tutti diretti verso il paesaggio, no? Verso la natura, verso quello che ci circonda. Ed è molto bella questa frase di Salk, che è: la speranza risiede nei sogni, nell'immaginazione, in chi ha il coraggio di portarli avanti. Penso che sarà una frase che mi porterà avanti per un po'. Veniamo dove vivo. Questa è Stoccolma, più o meno adesso. Se andate a fare una passeggiata a Stoccolma verso l'una di notte, questo è quello che si vede adesso, è il solstizio d'estate. Tra parentesi, oggi è festa nazionale a Stoccolma, siamo tutti a casa a lavorare, a parte che la gente che è qui a parlare di luce. Ci sono delle condizioni di luce veramente speciali, che la rendono interessante per avere un corso di illuminazione e ricerca sulla luce. Non è tutto così bello, però poi vi spiegherò anche un po' le cose negative. C'è un rapporto con la luce naturale e artificiale che è abbastanza speciale. Si riesce a vedere, vero? Questa è la festa di inizio primavera, purtroppo è al 30 di aprile, un po' tardi. È interessante perché ancora oggi, questo è qualche anno fa, ma ancora oggi si fa una fiaccolata e poi si accende un grande fuoco. È interessante però una cosa a Stoccolma che, a differenza del resto della Scandinavia, non so se riuscite a notare questi puntini luminosi nelle finestre. Stoccolma ha la peculiarità di avere ogni finestra ha una luce, che è una cosa che rende la città molto intima. E, quando parliamo di urban lighting, parliamo sempre di lampioni, facciate, eccetera. Molto importante anche considerare quello che c'è dietro la facciata. E questa caratteristica è abbastanza unica e penso che invita a una riflessione. La luce è un segnale, non è soltanto una quantità, è un segnale che ci indica che c'è vita, che c'è presenza. E questo segnale è molto importante per sentirci sicuri, per sentirci bene, a nostro agio. E creiamo una relazione molto forte con la luce, soprattutto al nord, dove ce n'è così poca in inverno. E con questa slide vorrei farvi capire un po' cosa facciamo come lighting designers. Riuscite a vedere quella sorgente abbastanza abbagliante che c'è in mezzo lì? Quello è il resto di una installazione precedente alla nuova installazione, che adesso vi spiego, che è una classica installazione stradale, no? Un bel apparecchio stradale, un mercurio all'interno, abbagliante, attrae l'attenzione lì, è un focal point.
È interessante che in questa strada, che è una strada commerciale, abbiano finalmente pensato di cambiare l'illuminazione e mettere un'illuminazione indiretta, che qua quasi non si vede. È un secondary reflector con una lampada che spara su uno specchio e torna indietro. E crea una luce molto soffusa che quasi non si vede, però rende il modellato delle facce che quasi si intravedono. Però la cosa più importante di questa strada sono i negozi che sono attorno. Per cui l'attenzione è dove la funzione della strada dà l'idea direttamente dell'illuminazione che ci deve essere, la gente non è abbagliata e da quando c'è questa nuova illuminazione questo posto che era già frequentato è ancora più frequentato, che è una reazione interessante. Lighting designer in questo caso, cioè cosa facciamo, di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo delle cose che succedono tutti i giorni. Non è illuminazione di teatro, non è illuminazione di eventi. Cerchiamo di dare le condizioni migliori per la vita di tutti i giorni. È una cosa che io mi accorgo che devo spiegarlo spesso, perché mi chiedono cosa facciamo. La risposta più comune, sarà capitato anche a voi, sarà: ah, ti occupi di teatro? Ah, fai luce per... È difficile spiegare che fai una cosa che è così importante, ma è così sottile, è così discreta. Però può avere una grandissima importanza, o ha una grandissima importanza. Perché il modo in cui vediamo è chiaramente condizionato dalla luce. Questa è una scala, si riconosce molto bene. Se io vi giro l'immagine, penso che abbiate difficoltà a riconoscere che è la stessa scala. E qual è il motivo? Interagiamo un po' così facciamo. L'ombreggiamento. La luce arriva dall'alto per noi. Se io giro la foto, giro anche la posizione da cui arriva la luce, per cui il mio cervello dice no, non va bene. E questo spiega che un'altra cosa che vediamo più con il cervello che con gli occhi. È il cervello che interpreta quello che vediamo tutto il tempo, ogni momento. Questo è un punto interessante, però ho provato anche a girarla, eh? E funziona lo stesso. Con la luce che viene dall'alto e non capisce le ombre dove cadono, no? Dov'è? Non capisce dove, perché le ombre cadono all'opposto, per cui non funziona. La scala è uno degli elementi percettivi più complessi, cioè una... Ci sono varie storie che parlano di persone che sono persone cieche che sono operate e che recuperano parzialmente la vista, però non riescono ad affrontare la scala, non riescono a salire i gradini, perché invece di vedere in tridimensione, come noi vediamo, perché interpretiamo l'immagine, interpretiamo le sfumature di grigio, di colore, di ombra, di luce, una persona cieca che non è abituata a quelle... A quelle sfumature non vede nulla, vede una gradazione di colore, ma non è tridimensionale. La tridimensionalità è qua, qua dietro. Chiaramente possiamo dare emozioni, differenti sensazioni, dipendentemente da dove arriva la luce. E poi abbiamo una grandissima capacità interpretativa. Adesso penso che. Penso che sia chiaro che non vediamo con gli occhi, no? Non ci vuole, non abbiamo bisogno che tutto sia perfetto, ordinato, anzi, ci piace anche un po' il caos. Poi c'è un'altra cosa nella luce che a me interessa tantissimo, che non segue la matematica. Uno più uno nell'illuminazione non fa due, ma fa tre, quattro, cinque, dipende da quante cose, quante interazioni succedono. Se io ho una lampada e un muro, non fa 1 più 1, fa 2, fa 3. Fa un'altra cosa che non ti aspetti, che è difficile immaginare e che è necessario provare, testare.
La prima installazione che ho fatto in Svezia era il 2006, ero giovincello, e giocavamo sul fatto delle ombre, scusate, sull'incontro, sull'idea di incontro. Allora, qui siamo in Italia, anzi, siamo al sud Italia, le persone sono abituate a stare abbastanza vicino uno con l'altro. In Svezia, se incontri una persona a 20 metri, ti cominci a spostare. Evitarlo, andare dall'altra parte del marciapiede quasi. E noi volevamo giocare su questa cosa, ce ne siamo accorti, eravamo persone latine, internazionali, eccetera, per cui volevamo creare nell'incrocio di una strada pedonale come questa un momento di incontro, anche se non ti incontri fisicamente. E come farlo? L'abbiamo fatto con le ombre. Si vede qui una persona che arriva da una parte, una persona che arriva dall'altra e poi si incrocia nella metà del cammino. Per cui uno più uno uguale un'altra cosa che succede lì in mezzo, è un altro gioco, un gioco di colore, un gioco di luce, ed era molto interessante. Chiaramente non abbiamo cambiato il comportamento degli svedesi in 2 giorni di installazione, però era bellissimo vedere i bambini giocare con questa installazione. Tra parentesi, esperienza, queste sono installazioni che facciamo, ve ne mostrerò altre dopo, che facciamo nel giro di la preparazione di un mese più o meno, poi le installazioni sono 2 o 3 giorni, gli apparecchi rimangono lì di notte, io avevo una paura folle che questo venisse smantellato nel giro di qualche ora, mentre è rimasto esattamente com'era. E si è creato una specie di una cosa interessante, sono pochi giorni, per cui è una cosa che non. Però si è creato una specie di affetto verso questa installazione, questo posto, no? Che era negletto, nessuno lo voleva. I vicini hanno cominciato a uscire, a guardarlo, a rendersi conto che, ah sì, ma il parco si può attraversare di notte, tra parentesi. Per cui si genera una serie di reazioni che sono molto interessanti, di cui sicuramente anche Elettra parlerà più tardi. Poi c'è anche un po' più la realtà, no? Stavamo parlando che il light designer lavora dove stiamo, residiamo tutti i giorni. Residiamo è spagnolo italianizzato. Avete capito com'è? Questa è una sala di ospedale, una sala di esame dove vi fanno l'esame degli occhi, dove c'è un dottore oculista che è lì, che è tutto il giorno, che invita i pazienti. Esamina il fondo dell'occhio, eccetera. Deve vedere se una persona è sana o no. E questa è l'illuminazione. Questo a sinistra. È classico, non è una cosa straordinariamente negativa, è un classico. Tubi fluorescenti in mezzo alla stanza. È abbastanza abbagliante, è triste perché dà una luce molto omogenea che non dà bene l'idea dei colori della tridimensionalità della stanza. Però è quello che c'è. Ci hanno chiesto di fare una ricerca su questo posto. Tra parentesi c'è un altro dettaglio, che il dottore per guardare il fondo dell'occhio ha bisogno dell'oscurità. Per cui una volta che ha chiuso le finestre al mattino, perché deve esaminare il primo paziente, poi le finestre rimangono chiuse tutto il giorno. Questo poveraccio rimane nell'oscurità per 8 ore. E magari con una finestrellina lì che è abbagliante, che dà verso il cielo. Per cui noi abbiamo lavorato su il daylight, sulla luce naturale. Questo si vede poco qui, però è una semplicissima schermatura che dà luce verso il desk, il tavolo da lavoro, e verso il muro, e sulla luce artificiale per creare dei scenari per questa persona, per avere oscurità, per avere più controllo. Abbiamo giocato anche sulla luce fredda, la luce calda, per avere più distanza o meno distanza, per avere un senso di profondità. E
ed era di grande successo. L'innovazione qui è il control system, no? Come gestisci l'illuminazione artificiale. È un piccolo remote control, come si chiama? Remote? Un telecomando che gestiva quattro scenari molto semplici da usare. Abbiamo scoperto che i dottori lo usavano, anche se questa è stata un'installazione di 2 settimane e già dal primo giorno hanno cominciato a usarlo molto intensamente, cioè, quindi molto positivo come impatto. E un'altra cosa che è successo è che abbiamo avuto un... anche se in questa situazione, rispetto alla precedente, c'erano almeno 80 watt in più installati, abbiamo risparmiato 30% di energia. E usando la luce naturale, in un'altra simulazione che abbiamo fatto, avremmo risparmiato 60% di energia. È veramente tanto. È tanto. Possiamo usare anche più energia all'inizio, però il control system ci dà l'intelligenza e la possibilità di gestire al meglio l'illuminazione. E tra parentesi abbiamo avuto più qualità, cioè abbiamo come risultato un ambiente migliore. Poi non siete al nord, per cui magari non riconoscerete il... però vi posso dire che quella è Stoccolma, quella è Copenaghen e l'altra è Oslo. Oslo è una piccola città, non vi immaginate che sia... però anche una piccola città, guardate che effetto che fa. Voi tutti i giorni siete lì a vedere dall'alto, no? Cioè, non ci chiediamo perché illuminiamo così, perché stiamo buttando via così tanta energia. Cioè, però è interessante perché ho messo una foto simile dell'Italia dall'alto in un sito di Tanteidan, che è questo. E non è che tutti fossero negativi sulla foto, C'era un 55-45. Questo, scusate, volevo spiegarvi. Tanteidan ha che è questa associazione giapponese, che adesso è internazionale, però che ha come... una delle attività che si fanno sono gli Heroes and Villain, si chiama. Che ti dà la possibilità di dire questo è un buon progetto, questo non è un buon progetto, o questa è una buona situazione o no. E lo potete fare anche online. Per cui più o meno ogni mese si mette una foto e c'è la possibilità di... Adesso un po' che non è updated, però quando c'è stata la votazione di una foto simile, perché è interessante, è bello, è bellissimo vedere questa cosa in forme di cui poi puoi riconoscere le città, magari puoi riconoscere la tua città. Però è assolutamente inutile e fa anche un po' paura, fa impressione. Non stiamo illuminando per i 20 astronauti che abbiamo nelle navette spaziali, nelle basi spaziali. Abbiamo cercato di fare un lavoro qualche anno fa sull'outdoor, che si chiamava Natural Light, il tema del workshop, luce naturale, però luce naturale intesa come la luce che è naturale per noi, che è più naturale, con cui ci sentiamo più in sintonia. E avevamo come tema l'oscurità, bisognava preservare l'oscurità della notte, che dovrebbe essere una cosa naturale, no? Si spera. E abbiamo lavorato in vari siti, questo è uno, quando dico abbiamo è perché questa è un'attività educativa, per cui dovete sempre immaginarvi che siamo noi insegnanti che proponiamo l'idea e poi gli studenti la portano avanti. Per cui vi sto facendo vedere dei lavori di studenti, in questo caso sono questi che vedete qui. E questo era un caso, era un incrocio semplicissimo, abbastanza noioso, come ce ne sono mille, con l'attraversamento pedonale, un piccolo parco dall'altra parte, le case, e di notte illuminato così. Adesso la foto è molto scura, poi non si vede bene, però comunque è illuminato, molto generale, ma si vede quasi tutto più o meno male, un classico. E gli studenti hanno cercato di fare, hanno prima di tutto osservato i movimenti delle persone nell'incrocio. È una zona abbastanza trafficata perché è molto centrale, trafficata pedonalmente. E si sono accorti che la gente passava in tutti, attraversava in maniera obliqua,
e soprattutto non andava più, cioè di giorno c'è questo passaggio che va verso di là, che è molto bello, di notte completamente dimenticato. Cosa abbiamo cercato, cosa non ho fatto è, si riesce a vedere? Questo molto generale, togliere completamente l'illuminazione classica stradale dall'incrocio e lasciare l'incrocio nel buio, che per gli standard è assolutamente l'assurdo, no? Se tu lo dici a un tecnico diventa isterico. E invece illuminare la facciata, per cui dare un segno verticale, illuminare la zona pedonale, l'attraversamento. Qualche elemento architettonico, ma un minimo, e invece dare l'idea che lo spazio, c'è uno spazio oltre l'incrocio, e dare l'idea anche, illuminando le facciate e il marciapiede, che c'è la strada, perché se vedete di là a sinistra non si riesce a capire, posso andare a sinistra, posso andare a destra. Beh, allora, prima i pedoni hanno cominciato a attraversare sulle strisce, a stare sui marciapiedi, che è una cosa ottima, perché se sei per strada è abbastanza pericoloso che attraversi dove ti capita. Gli automobilisti hanno cominciato a frenare, perché il buio ti dà una certa impressione, però non sentivi in sicurezza, perché sai dove sei, perché hai la zona verticale, no? Riconosci lo spazio. Ed era abbastanza interessante vedere come ha cambiato il comportamento della gente, semplicemente cambiare la distribuzione della luce. C'è da fare poi un discorso di quando lo illumini così, questa è una cosa che andrebbe discussa più a lungo, però è molto importante come illumini, influisce moltissimo come la gente si comporta. Passo a una cosa che è abbastanza diversa, faccio un salto verso la luce naturale e le condizioni di illuminazione. Questo è, a sinistra vedete, Stoccolma all'equinozio, l'altezza del sole all'equinozio, mentre lì è Melpignano. Ogni volta lo faccio quando faccio queste lezioni, che funziona, così vi tenete conto. Ad oggi più o meno siamo, il sole a mezzogiorno sarà a 74 gradi, per cui è abbastanza alto. A Stoccolma abbiamo 55 gradi al massimo e 7 in inverno. Vuol dire che il sole è più o meno lì, veramente basso. Una delle ragioni per cui abbiamo queste ombre lunghissime durante la maggior parte dell'anno. La posizione, la lentezza del sole, cioè se ci pensate, il sole all'equinozio qui ci mette abbastanza, è abbastanza rapido arrivare al massimo, mentre è molto lento in Svezia. C'è questa lentezza che dà magari in forma il carattere anche nordico in qualche maniera. Ed è bellissimo sapere che siamo veramente relazionati con questo. C'è una relazione molto forte e è un fatto. Questo è una cosa che succede. Altro fatto è questo. Il blu è la quantità di luce quando il sole è oltre l'orizzonte. Questo è il solstizio d'estate, siamo ad oggi, per cui praticamente non abbiamo mai buio. E l'altro è il solstizio d'inverno, dove praticamente non c'è quasi mai luce. Per cui siamo immersi nell'oscurità per parecchie ore al giorno. Uno dei motivi per cui il lighting design in Svezia è così sentito. Non abbiamo tanto bisogno di spiegare l'importanza della luce, perché la gente se ne accorge, cioè c'è nata, cresciuta e l'ha vissuto sulla propria pelle per tutta la vita. Uno io non ho detto prima che io mi occupo di ricerca, faccio un dottorato in questo momento, e uno degli ambiti di cui mi occupo è come la gente si sente negli ambienti interni, in cui siamo la maggior parte delle volte in quella condizione, un po' come la Svezia d'inverno. Siamo sempre esposti, scusate, questa condizione. Siamo sempre esposti alla luce artificiale, o spesso esposti alla luce artificiale, e siamo molto spesso all'interno.
so se lo sapete, ma il 90% del nostro tempo lo spendiamo dentro un edificio, che è una cosa che fa impressione. 90% è tanto. E io ho chiesto da dove arriva questo dato e nessuno me lo dice, però ci sono dati che adesso lo stanno verificando, perché ci sono molte persone che adesso cominciano ad avere, sai, come l'orologio che ti dà l'orologio, scusate, il braccialetto che vi dà l'attività, il livello di attività, il livello del tuo, quante calorie hai consumato. Ci sono anche gli orologi che misurano la luce a cui vieni esposto. E si sta vedendo che è vero, è un dato reale. Passiamo un 10% del tempo all'esterno. E che effetti ha su di noi questa cosa? Nessuno lo sa, davvero. Ci sono molti esperimenti fatti in laboratorio, ma non in... Ci sono in Gran Danimarca, Olanda, America, ci sono vari dati intercorrelati che... Sai che questa è una cosa che è un po' l'opposto, perché... Magari la lettera mi può dire di no, però la gente sta molto più all'aperto che noi. Cioè, a parte che appena c'è un raggio di sole sono tutti fuori. E poi si vive molto all'aperto, molti sport, molte attività, per cui sì e no. Il tempo che in effetti stai fuori, a parte il weekend, non è tantissimo, quindi ci sta abbastanza secondo me. Infatti i dati danno un picco nel weekend. Normalmente sì, c'è una... Il problema è che lavoriamo, io lo dico sempre, bisogna smettere, ma... Ci sono per esempio delle cosa si può fare, cioè una persona diretta, la domanda dopo è cosa si può fare? E alcune idee sono di spostare l'inizio del lavoro, cioè, se tu sposti l'inizio del lavoro alle 9:30, cosa che qui accade, mi sembra. Cosa che qui accade, sì. Sì. Perlomeno al mattino hai la possibilità di fare. E quello che si sta capendo anche è che la luce al mattino è molto molto importante, è più importante per darti la carica durante la giornata. Si sta capendo anche che i bambini che entrano nelle scuole alle 8 di mattina non sono nelle condizioni migliori per apprendere, per imparare. Non lo sono, non capiscono. Per cui... Lavorando nelle scuole mi sono scontrato più volte con i maestri o le maestre, perché io magari facendo attività motoria volevo portarli fuori anche vedendo una giornata di sole a febbraio, però mi è stato detto no, non li portare fuori perché poi si sentono male. Cioè, ed è un po' un problema secondo me, perché come dici te sono poco abituati a stare fuori, sì, sì. E di conseguenza è un circolo vizioso, sì. Perché... meno si abituano a stare fuori, più ogni volta che vanno fuori, anche d'inverno, cominciano a sentirsi male. Però cioè, devi partire dal concetto opposto. Sentirsi male è molto generico, può voler dire qualsiasi cosa, però c'è un effetto della luce artificiale statica che è che la gente è più tranquilla. Questa è una cosa che è successo anche in Svezia, in alcuni casi, che no, non vogliamo la luce dinamica, perché sennò gli studenti cominciano a essere irrequieti, cominciano a parlare, li vogliamo un po' più tranquillini per poterli controllare meglio. È una cosa che fa un po' impressione, no? Abbiamo bisogno di quel kick, di quella forza, di quello spirito, avere tutto piatto e magari quel sentirsi male anche...
una cosa che magari l'ora dopo sono troppo scalmanati, non riesci a controllarli. Possiamo parlare per ore di questo, è un altro... perché è una cosa interessantissima, perché la cosa è che non abbiamo molti studi, cioè abbiamo esperienza di luce naturale da migliaia di anni, siamo nati e cresciuti con la luce naturale. Dagli ultimi 100 anni, da quando abbiamo la possibilità di illuminare gli ambienti con la luce artificiale, siamo un po' impazziti, eh? abbiamo un po' esagerato. Bisogna ritornare a capire qual è l'effetto della luce naturale. E c'è da dire che nessuno in Italia, spero, lavora in condizioni così, come quel povero lavoratore che adesso è andato a prendersi un po' di sole, come lo vedete lì. C'è il cubicle è il classico layout americano, degli uffici in America. Noi non abbiamo delle condizioni così estreme, però capita comunque. Pensate a chi lavora in un supermercato, queste scatole chiuse, senza finestre, perché avere la luce naturale è troppo caro, o costa in manutenzione, o eccetera. Ne abbiamo da parlare molto nel futuro. Ok, adesso vorrei parlare... Avete bisogno di una pausa? O... No? Andiamo avanti? Vorrei parlare del laboratorio, del Lighting Lab a Stoccolma. Cosa facciamo? Chi siamo? Queste sono un po' di foto di attività. Siamo un bel gruppo di studenti internazionali. Di solito siamo una trentina, una quarantina di persone. Abbiamo una filosofia che è abbastanza forte, grazie al mio professore che ci ha guidato fino a gennaio, Yone Ied, il nostro focus, il nostro centro di attenzione è l'impatto della luce sull'uomo. Cosa voglia dire? È molto ampio l'impatto della luce, è biologico, è percettivo, è visuale, abbiamo visto un po' di esempi prima, però c'è un chiaro approccio che non è tecnico. Ok? È umanistico, è più umanistico. Usiamo la tecnica come tool, come strumento per arrivare all'effetto della luce sull'uomo. E chiaramente discutiamo di tecnologia e di sostenibilità. Questa è una cosa che abbiamo già parlato un po', di quanto si può risparmiare, quanto si può interagire con la luce attraverso sia l'uso della luce naturale che artificiale. Questa è la nostra struttura, adesso non vorrei annoiarvi e non capisco perché si veda male, però abbiamo educazione, abbiamo un anno e 2 anni di master, abbiamo ricerca, facciamo collaborazione con vari partner nel mondo, dell'RC a Troy, Wismar University è la nostra cugina, sorella, un'università parallela. Cooperazione con l'industria e interfaccia con la società. È molto importante, noi ci chiedono molte volte dei corsi dall'industria, perché si vogliono sapere cosa succede, qual è lo stato dell'arte, per cui cerchiamo di fare il più possibile comunicazione con la società. Anche perché l'industria, i lighting designer, eccetera, hanno molte volte delle vere domande, delle domande nel campo reale, nel mondo reale, che sono tanto importanti quanto le nostre domande, magari più teoriche, più che vengono dall'Accademia. Per cui educazione, discussione, sviluppo. Abbiamo molti studenti che vengono da architettura, da ingegneria, dal design chiaramente, senza basi di luce, per cui dobbiamo cominciare a sviluppare un certo linguaggio e una sensibilità. La ricerca, questo è un esempio di una bellissima ricerca che ha fatto il mio collega su luce per i tunnel, per l'illuminazione dei tunnel. Collaborazione, l'industria, questo è un esempio in cui abbiamo avuto era un consorzio di aziende che ci ha chiesto di testare una nuova applicazione e l'interfaccia con la società. Tra parentesi abbiamo un symposium che è in collaborazione con Wismar University. Ci sono più o meno 5 università nel mondo che fanno illuminazione, Bartlett a Londra, Parsons a New York, siamo noi, siamo Wismar che è in Germania, nel nord della Germania, c'è Madrid che hanno un corso di master, e noi e Wismar abbiamo un symposium insieme ogni
scusatemi, questo dovrei parlare in inglese, ma è biannuale, per cui quest'anno lo teniamo noi, l'anno prossimo, tra 2 anni l'avranno ancora loro, e sarà a marzo del 2015, 19 e 20 marzo 2015. Un po' di numeri, abbiamo i corsi, e facciamo anche altri corsi per gli architetti, adesso ne parleremo di più. Abbiamo laureato più o meno 250 studenti, la cosa bellissima è che siamo molto internazionali. Io non parlo lo svedese perché non ho bisogno, perché abbiamo studenti dalla Cina, dall'India, dall'Europa, chiaramente, Sud America. Più o meno 40 studenti all'anno, scusate, 160 laureati, 250 hanno seguito i corsi. Siamo 2 PhD students, per adesso ne abbiamo 2 due finanziamenti che diventeranno 2 studenti di dottorato tra poco. Se siete interessati vi potrei mandare il bando. E lavoriamo su vari progetti di ricerca a livello europeo o locale. Adesso questa sigla a voi non dicono niente, ma non è importante. Chi siamo? Siamo internazionali anche nel corpo docente. Siamo Rodrigo Muro, messicano, Isabel Dominguez, spagnola, tedesca, Gerhard, tedesco anche lui, io sono italiano. I nostri fondatori, Ione, Ied e Agneta, che sono ancora lì, sono consulenti a questo momento. E abbiamo una serie di guest teachers che ci accompagnano nel percorso. Volevo dire solo che io sono l'unico industrial designer, gli altri sono architetti, ed è una cosa che aiuta parecchio. Un po' di attività. La storia, abbiamo cominciato nel 2000, il primo magister si chiama, il master di un anno in Svezia si chiama magister, il primo master qualche anno fa, e adesso abbiamo come novità il fatto che saremo nella scuola d'architettura di KTH. KTH sta per Royal Institute of Technology. Un master in illuminazione, di cosa si dovrebbe occupare? Il lighting è un ambito multidisciplinare che, come avete capito, coinvolge tecnica, aspetti umanistici, aspetti percettivi, aspetti artistici. Ieri era molto bella la discussione, abbiamo avuto interventi che erano più orientati all'arte, più orientati al design per sé, alla tecnica, al risparmio energetico, e tutto questo è lighting, non si può togliere una parte. Per cui dobbiamo integrare tutta questa conoscenza in un pacchetto unico. Un pacchetto in una maniera orrenda, ma... E si comincia dal bachelor, si può cominciare dall'educazione dai 3 anni, però poi si va più in profondità e in complessità. Qui vorrei darvi, queste sono le slide che ho usato per avere il finanziamento che ci ha consentito di andare avanti. Questa è l'iniziativa, vorrei spiegarvi l'iniziativa, quello che è successo in questi mesi. Noi eravamo un bel centro che funzionava con molti studenti, però economicamente non andava proprio bene, per cui il rettore ha deciso che eravamo troppo costosi, un'educazione in light, in design è molto costosa. Voi considerate che un'educazione, per esempio per un ingegnere, costa 1, facciamo. Un'educazione per il design in Svezia costa 3 volte. Cioè ogni studente viene pagato 3 volte tanto che un ingegnere. Il costo è gratuito, certamente. Sì, scusate. Sì, in Svezia funziona che l'educazione è completamente gratis. E fino al 2011 era completamente gratis anche per non EU students, come si dice, non europei. Mentre dal 2011 adesso c'è una tariffa, un fee, una tassa, sì, abbastanza, molto alta. Per cui noi come sopravviviamo? Noi prendiamo un tot per ogni studente. E purtroppo noi siamo pagati come gli ingegneri, non come i designer. Perché ci considerano come un'educazione che fa parte dell'ingegneria invece che un'educazione di design. Insomma, questa cosa ha generato una serie di problemi e economicamente eravamo abbastanza instabili, per cui il rettore ha detto no, stop.
facciamoci un pensierino. Mettiamoli in riposo, ci ha detto, che voleva dire che ci avrebbe chiuso in un anno. E questa è stata una cosa tragica, veramente tragica, perché vi dicevo, siamo pochi master nel mondo. L'illuminazione non è un settore enorme, però è un settore molto forte, molto in espansione. E tra parentesi, ha gente con molta passione, per cui non ci fermi. L'idea principale, fin dall'inizio, era no, non possiamo finire così. Per tutti, anche, certo. Certo. E io l'esperienza che ho è che tutti i lighting designer, siamo un po' pazzerelli, però tutti abbiamo una grandissima passione per quello che facciamo, che è unico, è abbastanza unico nel settore. Insomma, abbiamo creato un'iniziativa, che doveva essere, prima di tutto, continuare il master. Secondo, avere una professorship. Allora, io non so come si traduca professorship, penso che sia una cattedra. Però comunque professorship vuol dire non è il professore, è l'attività di ricerca. Ok? C'è un professore che è a capo, però poi ha una serie di persone che sono attorno a lui che sviluppano l'argomento. Per cui la professorship è fondamentale nel settore accademico, perché ti porta avanti, crea una forza, crea una struttura. Poi, chiaramente, sviluppare il laboratorio o implementarli, ne abbiamo già, ma migliorarli. E poi una cosa che è molto importante è creare un network. Ok? Creare, come dicevamo prima, il rapporto con l'industria, il rapporto con la ricerca, creare un network di persone che siano coinvolti in questo, che si crei una forza. Perché avere l'educazione, cioè è fondamentale. Noi abbiamo molti feedback da professionisti che ci dicono: cavolo, i vostri studenti sono entrati nel nostro studio e direttamente sono riusciti a essere indipendenti e capaci. Questa è una cosa molto importante, perché accorcia i tempi di ingresso nel settore del lavoro. E un'altra cosa molto importante: cosa offriamo? Quanti di voi sono architetti? Quanti avete fatto un corso di lighting nel vostro curriculum? Sì, non esiste. È una. È Torino? È una. No. Tu sei da Torino? Sì. A Torino è uno dei pochi. C'è Venezia, c'è. È un caso unico, perché io non so dove sia successo, ve lo posso dire cosa è successo in Svezia, che negli anni '80 l'architetto ha preso un profilo più artistico, non si è più occupato dell'aspetto tecnico. Per cui la scuola d'architettura a Stoccolma, per esempio, è molto meno tecnica che il Politecnico di Milano, di cui ho esperienza. Per cui tutte le questioni di illuminazione sono state relegate all'ingegnere, eccetera, eccetera. Risultato, è sparito il lighting nell'accademia. È un peccato, dobbiamo ritornare. E adesso il segnale che noi ritorniamo nella scuola d'architettura è molto forte, è molto importante. Cosa offriamo? Come studenti, voi avevate molta voglia di entrare, di avere delle domande reali, non solo teoriche, di avere delle domande reali da sviluppare. E noi lo facciamo molto spesso nelle nostre attività. Per cui le industrie, i centri di ricerca possono chiedere a noi, che abbiamo una capacità di innovare, perché abbiamo studenti. E, per esempio, un esempio, questo è un lavoro, è un'installazione che aveva fatto la città di Stoccolma, Stockholm Stad, questo bel simbolo, in un parco a Stoccolma, e sono dei lampioni, ognuno di quelli ha un sensore e sono tutti connessi con un control system, e è una bellissima installazione, è molto pulita, molto semplice, funziona perfettamente. La cosa che non sapevano cosa farsene di questa installazione. Cioè, tu hai tutti i lampioni che puoi controllare come vuoi, però come li controlli? Cosa ne fai? Fai come Philips, che arrivi e si accende uno, poi si accende l'altro, sembra che sia un giochino, o illumini l'ultimo, cioè tu entri e arrivi, illumini l'ultimo, non dove sei tu, ma l'altro, per vedere che effetto che fa, illumini, eccetera, capite?
per cui abbiamo fatto un lavoro di ricerca con loro e il lavoro di ricerca l'ha fatto il nostro studente. Questa è una mia collega, Efi, greca. Questa è la studente che ha portato avanti il progetto, Efi era una supervisor, Efi ha portato avanti il come, perché e il testing method, il metodo di valutazione. Questo progetto è stato molto interessante, è costato niente, è costato 2000 euro, una cosa del genere. Adesso abbiamo preso un finanziamento da 80.000 euro con l'Energy Agency per portare avanti questa idea e fare altre installazioni. Per cui c'è una capacità molto, molto importante. Abbiamo altri progetti di ricerca di cui ci occupiamo. C'è tantissima ricerca fatta nel lighting, soprattutto nel marketing, come la luce influisce quanto vuoi comprare in uno spazio, in un centro commerciale per esempio, dove dirigi il tuo sguardo, eccetera. Nel luce biologia, luce impatto biologico, c'è tantissima ricerca, però il problema è farla capire, no? Renderla popolare. Quindi questo è un lavoro che mi ha fatto per il retail lighting, purtroppo in svedese, per questo era difficile. E cosa stavamo parlando prima di questo knowledge exchange, no? Distribuire la conoscenza. E lo facciamo attraverso presentazioni, seminars, che si chiamano index, che è una parola latina per vuol dire puntare verso il futuro. Cioè, lo occupiamo per come... lo usiamo come in quella connotazione, e poi avremo il Light Symposium a marzo, spero che vedrò alcuni di voi, saranno 2 giorni, il tema specifico è luce e salute. E poi c'è questa cosa, che gli studenti, avere studenti internazionali vuol dire influire non solo sulla Svezia, ma a livello internazionale e dare anche un'immagine positiva di quello che facciamo a livello internazionale. Cosa è successo? Ieri il rettore, no, l'altro ieri il rettore ha firmato per farci passare alla scuola d'architettura. Abbiamo avuto 15 milioni di corone di finanziamento, che sono 1,5 milioni di euro, e per 5 anni. E sono tanti, sono veramente tanti. Anche, cioè, la Svezia è un paese generoso in termini di finanziamento, ma sono tanti. È abbastanza, soprattutto perché sono rivolte all'educazione, non sono rivolte alla ricerca. E abbiamo aziende che sono disponibili per fare progetti. E il nostro futuro sarà un triangolo tra design, la scuola di design, la scuola di architettura e l'ingegneria. Per cui spero di rivedervi tra magari qualche anno con dei ottimi progetti, ottime collaborazioni tra di noi. Io adesso una serie di eventi, ho di esempi, però non so se... Che ore sono? Sì? Andiamo avanti? Non vi ho ancora stufato? Ok. No, un po'. No, ma andiamo avanti. Magari invece di spiegarvi tutto vi spiego più quelli di outdoor. Facciamo 5 minuti? Dai, facciamo 5 minuti.